spiegazioni che abbiamo detto più di una volta, ve le voglio fare nel momento che siete tranquilli, calmi. Spero, la mia speranza è che nessuno in questo momento stia provando il male della vita, cosa praticamente impossibile, perché in qualsiasi momento della nostra vita abbiamo detto che ci sono cose sicure nella vita, la morte e la sofferenza, che provocheremo. La settimana scorsa ci siamo lasciati, nella prossima, come vi ricordate questa faccettina, queste serie di faccettine, queste sono le immagini che servono per stabilire, alcuni medici le usano per stabilire soprattutto con le persone che sono non di lingua italiana o inglese o nel posto dove sono, il tipo di male, oppure con i bambini, che per cui da si fa da nessun dolore a peggior dolore possibile. E abbiamo detto che nella vita non esiste una gradazione di male, il male è male, e paragonare un male ad un altro è completamente sbagliato. Paragonare il male che ho provato dicendo io questo male non lo proverò mai più, non è vero, perché poi abbiamo un male che è differente, non è quello, ma è un altro tipo di male. E alla stessa maniera non c'è consolazione nel sapere che il male tuo è più basso di quello di lei o di lui, non funziona così. Non c'è una gradazione, comparare il male non fa nessuna differenza, il male è male, punto. E che soprattutto quando, in generale, quando proviamo un male, vogliamo qualcosa, e quello che vogliamo soprattutto è la speranza che il male si vada, che sia un male transitorio, che sia un male per un tempo. E abbiamo bisogno di qualcosa che è il posto dove troviamo la speranza è Gesù. Marta e Maria avevano trovato speranze d'aiuto in Gesù nel momento in cui il proprio caro Lazzaro era morto. Gesù ci aiuterà non sempre come vogliamo noi. Per Marta e Maria si è concretizzato in una resurrezione. Non sempre succede così, non sempre Gesù decide di rimuovere completamente il nostro male. È una sua decisione, abbiamo detto che siamo in buona compagnia. Mosè ha detto: perché succedono queste cose? Boh, non lo sappiamo. Noi dobbiamo stare in quello che ci è stato rivelato. Il Dio ci rivela alcune cose, ma altre no. Per cui stiamo attenti. Ma posso essere sicuro che Dio sarà sempre con me, il passo di Isaia. Quando attraverserai le acque, quando attraverserai il fuoco, io sarò sempre lì con te. Nella prossima. La certezza del male nel mondo ce l'ha detto Gesù andando via. Giovanni 16,33, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace nel mondo. Nella psicoterapia abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Okay. Gesù ha vinto il mondo. Nel frattempo io sono qua. Cosa devo fare nel frattempo? Cosa devo fare quando sto male? Devono chiudere gli occhi, stringere i pugni, abbassare la testa quando sto nel mio dolore, aspettare che passi? Oppure posso imparare qualcosa che mi dia speranza per vivere e che mi dia aiuto per sopravvivere? Vorrei leggere un passo insieme, un passo abbastanza lungo di Seconda Corinzi, dal versetto 1 al versetto Secondo Corinzi 1, dal versetto 3 al versetto 7. Leggiamo assieme. Paolo dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò, se siamo perciò se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri corpi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze,
siete anche partecipi della consumazione. Allora, un pochino di contesto. Seconda Corinzi è la seconda lettera che Paolo scrive alla chiesa di Corinto. Corinto era una città greca molto famosa, era un porto di mare, arrivavano tante persone, era una piccola New York dell'epoca, tante persone che arrivavano, un crocevia di culture. E Paolo aveva fondato una chiesa, è una chiesa che ama, ma nella chiesa che aveva fondato c'erano delle deviazioni, c'era tanto dolore, tanti problemi. Paolo parla a delle persone che non erano di origine ebraica, per cui erano dei neocredenti in totale, erano pagani, poi trasportati al cristianesimo, e Paolo si preoccupa che tutto questo male, tutta questa sofferenza possa scoraggiare le persone che sono venute a Cristo, le possa far tornare indietro, le possa far dubitare della propria fede e persino fargli pensare che se c'è il male non c'è Dio. Per cui è questo, che se c'è male forse c'è Dio, ma Cristo non è la risposta, perché non agisce nella mia vita. Allora Paolo si sforza di far capire che bisogna vedere le cose in un altro piano. Avete notato qualche parola che si ripete qua? Se non l'avete notato, ve la faccio notare io. Ok, prossimo. Okay. Allora, ci sono due parole molto simili. Una è afflizione, clipsis, significa schiacciare, pressare, buttare giù, mettere verso terra. Che viene fatta tre volte afflizione, e ci sono tre volte la parola che dovremmo conoscere anche in italiano, che si chiama patema, in greco patema, o un patema si dice. E patema significa, che è tradotto con sofferenze, avere qualche cosa che ci fa provare una sensazione dolorosa, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico. Paolo dice qui che la vita ci propone delle cose che tendono a schiacciarci verso il terreno, ci buttano giù e ci fanno proprio male, ci mettono un peso sopra che ci fa male, sia nel fisico che nell'animo. Però ci sono altre parole che si ricordano. Ecco qua. Mi sa che sono un po' di più, vero? Se per sei volte si era parlato di afflizione e di sofferenza, qui per nove volte si parla di paraclesis, poi parleremo di cosa significa. Consolazione, para, a fianco, clesis, chiamare qualcheduno a fianco. La consolazione è chiamare, avere qualcheduno a fianco. Paolo dice che quando il peso della vita tende a schiacciarti, a farti male, ci sarà qualcuno che starà lì a fianco. Ora, paraclesis è una parola che è diffusissima nel Nuovo Testamento. Vi faccio vedere soltanto due esempi. Di dov'è? Matteo 5:4. Sono queste le beate, il sermone sul monte, le beatitudini. Beati quelli che sono afflitti, che è la stessa parola, perché saranno consolati. E poi, Giovanni 14, 15, 16. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, che vi darà un altro consolatore, paracletos, sempre la stessa parola, perché sia sempre con voi. Vedete qui? Qualcuno che stia a fianco. Ora vorrei seguitemi, questa è una cosa, diceva Gianettiere, è abbastanza complicata, ma voi siete intelligenti, sono sicuro che riusciamo a capirci, però è importante capire cosa sta realmente dicendo Paolo in questo versetto. Nella prossima, questa è cosa ho fatto, ho messo il versetto in una maniera grafica. Benedetto sia il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati possiamo consolare quelli che si trovano in quella afflizione. Vedete, ci sono due lati, il lato sinistro e il lato destro.
guardate a sinistra, dove, la parte dove c'è Dio che regna lassù, eh? Nella parte di sinistra c'è consolazione, consolazione, consolati. Dall'altra parte, qui c'è Dio, e di là dall'altra parte ci sono io. E nella parte dove ci sono io c'è afflizione, afflizione, ma c'è anche consolare e consolazione. In me c'è afflizione, in me c'è afflizione, perché in Dio non c'è afflizione, no, l'afflizione è e la consolazione sta in Dio. Allora, come mettiamo insieme questi due mondi? Il mondo dell'afflizione dove vivo io e il mondo della consolazione dove vivo. Tutto viene tenuto assieme da questo che è la chiave, affinché, affinché, al fine di, per rendere possibile qui. Paolo afferma che anche se nella vita c'è male, Dio c'ha un piano, Dio ha un piano. Anche quando sembra che tutto sia completamente inutile, anche quando sembra che tutto sia vano, sia dannoso, sia doloroso, Dio è in controllo, il Dio di ogni consolazione. Dio è in controllo, Dio ha in sé tutta la consolazione possibile. Dio agisce in tutti mediante la consolazione con il quale siamo noi stessi da Dio consolati. Dio agisce in tutti, non c'è, non agisce in uno sì e in un altro no. Agisce nei Corinzi, a cui stava parlando Paolo, ma agisce in me e agisce anche in te, affinché, affinché, al fine di, per rendere possibile che possiamo consolare altri che si trovano nell'afflizione. Un piano che è per noi, ma che va oltre noi. La consolazione è per noi, ma va oltre noi. Non soltanto noi siamo consolati, ma noi saremo tenuti a portare consolazione all'altro. Allora, però, attenzione, tu potresti dirmi un attimo, Marco, che mi stai dicendo che Dio mi fa soffrire così che io posso imparare a consolare gli altri, cioè sto andando a scuola di sofferenza, Dio mi manda a scuola così che io soffro così che posso consolare gli altri, a mappa che prezzo. E ti rispondo che un Dio così io non lo voglio, un Dio così io non lo voglio, un Dio così io non ci credo e un Dio così io non lo seguo. E difatti Dio, immaginatevi nel male, nei piani di Dio, in Eden, il male dov'era? Non c'era, c'era, era stato relegato, era l'angelo ribelle, era stato già messo da una parte lontana, chiuso, incatenato, laggiù che non poteva uscire. Ma la caduta, con la caduta, con il peccato, il male è ritornato. E le sofferenze sono entrate nel mondo. Paolo dice in prima Corinzi, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte. Per un uomo è venuta la morte, la sofferenza e tutto quello che consegue. Dio non pianifica mai il male, mai. Scordati che Dio possa pianificare un evento che sia cattivo. Dio vede il male, tutto, come ha detto Janet, vede tutto quanto il male nel mondo. Dio è fuori dal tempo. Dio è fuori dal tempo, per cui in pratica lui vede tutto il male di tutti i tempi, di tutti i momenti, tutto quanto insieme. Pensate che cuore deve avere Dio per sopportare tutto questo? Lui che non ha, non è male, ma è bene, ma è amore. E che cosa fa? Ne soffre. Dio soffre di vedere il male nel mondo. Ma il Dio che conosco, di cui mi parla Paolo, è quello che trasforma una crocifissione, una morte violenta, in una resurrezione. Infatti Paolo nella seconda parte del versetto di Prima Corinzi 15 e 21 dice: così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Il Dio che conosco è quello che è capace di trarre da un male tremendo, da un male immenso, la morte di un giusto, perché ricordiamoci, quello era l'unico giusto, eh? Perché tutti quanti noi, anche il più bravo, anche i supereroi della fede, anche Paolo,
anche Madre Teresa, anche qualsiasi altra persona, non era giusto. Ce n'era uno giusto, che è stato, che era Gesù, e è stato messo in croce e è morto. Per la morte di un giusto, un male immenso, viene un immenso bene, la salvezza degli ingiusti, per renderli giusti, affinché il piano di Dio è quello di consolare. Allora, come fa Dio a trarre il bene dal male? Dio è il Dio della consolazione. Dio è paracaleo, colui che sta a fianco. L'abbiamo letto l'altra volta in Isaia. Io sarò con te quando attraverserai i fiumi, non sarai bagnato sulle acque e non ti sommergeranno, passerai nel fuoco e non ti brucerai. Era a fianco di Adamo ed Eva nella creazione. Ha deciso di scendere con Cristo per esserla ancora e per continuare ad essere il Dio di ogni consolazione, essere paracaleo, il sostegno. Vi ricordate? Ha mandato, mi torni indietro due slide, ok? Ha mandato che cosa? Un altro consolatore. Chi è? Lo Spirito Santo, lo Spirito di verità. Dio è a fianco nel tuo male, Dio è a fianco, Dio è lì, è paracaleo, la persona fisica a cui tu ti puoi appoggiare, chiedere aiuto, consolare. Avanti. Seconda. E io sono chiamato a chiamata a consolare così come Dio mi consola. Ecco il piano per portare dal male il bene. Io consolerò affinché tu possa consolare. Parliamoci chiaro, Dio può fare tutto, per cui Dio è il consolatore. Noi non siamo consolatori, noi possiamo essere usati come consolatori da Dio. Dio può consolarti da solo. Dio, se tu hai un grande dolore, ti consolerà e ti consola se tu lo vuoi. Ma spesso Dio decide di usare i suoi figli e le sue figlie, di usare me e te, così come siamo stati consolati. Perché? Perché noi siamo uomini e donne. E noi uomini e donne, allora, chi è che non ha mai letto un romanzo e non ha creduto quello che ha letto? Chi leggete romanzi, avete mai letto almeno un romanzo, una storiella? Sì. O avete visto una fiction? Ti impersoni con la persona con gli eventi che ci sono, piangi perché il bambino è stato salvato all'ultimo minuto? Sì, perché? Perché ti sei impersonato, perché un altro essere come te l'ha raccontato. Allora, noi siamo portati a credere ai racconti di altri uomini e donne, noi siamo portati a essere consolati da altri che sono stati consolati. È quello il piano di Dio. Allora, anche qui potresti dirmi, Marco, un attimo, che dovrò fare la crocerossina? Dovrò andare nel mondo a cercare di consolare, eh? Allora, state cercando di distorcere per essere consolato? No, non necessariamente. Alcuni sono portati a farlo, attenzione, eh? C'è un dono speciale, un dono particolare di cui Paolo parla in Romani 12:8, che è il dono della misericordia o compassione, che dà proprio questa dote speciale di essere capace di andare dalle persone sofferenti e dare consolazione. Però molti altri hanno tanti altri doni, e non mi dire che non hai almeno un dono, perché non è vero. Se vuoi, nel nostro statuto ci sono gli elenchi dei doni che sono elencati nel Nuovo Testamento, e vedrai che uno ne trovi. Ci sono doni di ospitalità, ci sono doni di assistenza, ci sono doni di intercessione, ci sono doni di cura pastorale, ci sono doni di incoraggiamento, di guarigione, di servizio. E se li usi verso coloro che sono afflitti, tu stai consolando, tu stai comportandoti da tramite che porti la consolazione di Cristo a persone che vanno consolate. Quando morì mio padre, era un momento particolare della nostra vita, c'era Janet che era incinta del secondo figlio di Benjamin, e c'eravamo un bambino di un anno e mezzo. Eravamo in mezzo alla costruzione
della chiesa, facevamo parte di una chiesa, ma stavamo sparsi in tutte quante le varie città, vero Mario, per formare delle piccole chiese locali, per cui era un momento molto particolare della nostra esistenza e c'erano tante cose da fare. Mio padre è morto per un incidente e è morto a Roma. Trasportare una persona, una salma da Roma a Montefiascone non era una cosa, ci siamo accorti che non era una cosa semplice. E c'erano delle cose da fare, poi c'era da organizzare un funerale a Viterbo, nella chiesa dove lui era stato battezzato, c'era da organizzare un omaggio pubblico che la città di Montefiascone aveva voluto tributare a mio padre perché era una persona famosa dal punto di vista di amministratore. Insomma, erano davvero tante cose. E noi stavamo nel dolore, nella sofferenza. Uomini e donne, qui ce n'è anche uno che è stato figlio di quello, che all'epoca eravamo insieme in chiesa, sono venuti dalla chiesa che frequentavo, dalla chiesa di Monterosi, per dare una mano, per dare conforto, magari per prendere nostro figlio di un anno e mezzo e portarlo un pochino in giro e non far vedere che c'era papà, la nonna, lo zio che piangeva. Forse per stare soltanto 10 minuti insieme a noi. Come dicevano i Romani 2:5, per allegrarvi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. E noi sapevamo, perché eravamo fratelli e sorelle in Cristo e in quella chiesa, che c'erano persone che avevano sofferto o stavano soffrendo in quel momento delle pene, dei travagli atroci. C'erano dei dolori grandi. Ho detto che non dobbiamo comparare i dolori, vero? Però all'epoca io pensavo che quelle persone avevano un dolore più grande del mio. E erano lì a fianco mio, a fianco di Janet, a fianco di mia madre, che tentavano di darci il conforto. Dio stava usando quelle persone che aveva consolato in passato, che stava consolando in quel momento, per consolare le altre persone. Cosa imparo quando la vita fa male? Se Dio non mi provoca il male intenzionalmente, perché Dio non mi provoca male intenzionalmente, se Lui usa anche il male per trasformarlo in bene, non in qualcosa che mi distrugga, ma in qualcosa che mi faccia crescere, che mi edifichi, allora c'è qualche cosa da imparare. Perché se Dio permette che questo succeda, ma allo stesso tempo mi consola, sicuramente non vuole che esca da questa situazione più debole, ma vuole che esca da questa situazione più forte. Allora devo avere gli occhi aperti per vedere cosa sta cercando di insegnarmi il Signore in questa momento. La prima cosa è che devo accettare di essere consolato, perché vedete, uno dei nostri limiti è quello di non accettare di essere consolati, è quello di voler continuare a alzare il pugno al cielo e dire al Signore perché abbiamo detto l'altra volta non serve a niente, anche perché sapendo perché mi è venuto il tumore, il tumore per lo stesso. C.S. Lewis, quello che ha scritto Le cronache di Narnia, dice così: Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nella nostra coscienza, ma urla nelle nostre pene. È il suo megafono per svegliare un mondo sordo. Noi spesso, quando siamo addolorati, normalmente siamo sordi, ma quando siamo addolorati siamo ancora più sordi. Bisogna ammettere che il male ci cambia, io non sono la stessa persona che ero prima, avendo attraversato nei miei 58 anni diversi mali e sapendo che ne attraverserò anche altri in futuro. La sofferenza ci cambia. Il dubbio è: sarò una persona migliore o sarò una persona peggiore? Sarò amaro o saprò amare? Il male mi cambierà in meglio o in peggio? Tutto dipende da me. Tutto
tutto dipende da me. Dio sussurra nel vento, ma urla nella tempesta. Allora, come reagisco al mare? Sono pronto ad accettarlo e essere consolato? La risposta è no, io non voglio essere consolato. E questa è una risposta, fratelli e sorelle, che è molto comune, di dire no, io voglio essere arrabbiato. Perché? Perché è giusto che sono arrabbiato, perché questo non si fa, perché la vita fa male, perché la vita fa schifo, perché bla 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 bla. Io non voglio essere consolato. Se voglio tenermi il mio male, se voglio incolpare Dio del male che sto soffrendo, se rifiuto coloro che vogliono venire a confortarmi, a consolarmi, e rispondo no, grazie, sto bene. Sì, sì, non ti preoccupare, come vai, è tutto bene, non ti preoccupare, no, no, ce la faccio, no, insomma, non ti preoccupare, io sono forte, resta spalle, non hanno viste di cose. Allora che cosa sto facendo? Mi muovo lontano da Dio, sto muovendomi lontano da Dio, sto muovendomi lontano dalla consolazione, sto muovendomi lontano dal poter essere confortato. Oppure posso decidere di fare un'altra cosa, di rimuovere dagli orizzonti il mio male, no? Far finta che io non soffro, tanto di nascondere sia a me che a Dio, dire sono cose che cambiano, la vita è una valle di lacrime, si sa, succede, sono cose che succedono. Faccio finta che il male non mi ha cambiato, che tanto domani sarà lo stesso giorno. No, non sarà lo stesso giorno, perché il male ti cambia, il male ti cambia. Decidere, insomma, di rimanere alla stessa distanza da Dio dove ero prima. Il male può portarti distante da Dio, può portarti vicino a Dio, ma può portarti anche a decidere di restare alla stessa distanza. Cosa succede? Che tu saprai, sai della consolazione, la vedi, ma non la tocchi. Perché? Perché decidi di dire, non mi fido, non penso che possa essere consolato. Sì, sì, Dio so che è la consolazione, ma io non penso di meritarla, di volerla e di riceverla. Oppure posso accettare di essere consolato. Posso accettare di essere consolato. Di mettere mille i miei perché? Perché Dio succede questo? Perché a me? Perché ai miei cari? Perché alla mia famiglia? Perché al mio lavoro? Tanti perché non si va da nessuna parte. Se io so perché succede una cosa, la cosa è successa lo stesso. No, ma posso continuare a crescere verso Dio se smetto di chiedere perché e cerco di e voglio essere consolato. Questo significa diventare di più come Gesù, diventare più come colui Paracaleos, il consolatore che mi sta a fianco. Posso decidere di avere più autocontrollo, oppure più amore, oppure più pazienza, oppure più compassione, tutte queste cose assieme forse. Se decido di essere consolato, il Consolatore, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, potrà agire in me trasformandomi. E seconda cosa, devo passare la consolazione agli altri. Paolo afferma nel versetto che sono stato confortato affinché, al fine di, per rendere possibile che altri come me vengano confortati. Voglio lasciarti con un ultimo versetto. Romani 8, 28, questo versetto usato da abusato. Romani 8, Paolo dice, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano, di quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo versetto è spesso letto in una maniera che tutto quello che succede nella vita va tutto quanto bene, perché Dio farà in maniera che tutto quello che ti succede, nel momento che credi in Lui, va bene. Noi vogliamo leggere questo versetto in questa maniera. Or sappiamo che tutte le gioie, tutte le cose piacevoli, tutte le cose che amiamo, tutte le cose che adoriamo, cooperano al bene di quelli, eccetera, eccetera, eccetera. Il versetto dice questo. Il versetto dice che ci danno anche le gioie, anche le cose piacevoli, anche le cose amabili, ma dice che tutte le cose. Vogliamo leggere il versetto in un'altra maniera? O sappiamo che tutte le afflizioni e tutte le sofferenze cooperano
operano assieme, si mettono insieme, cooperano, si targhegano, significa avere un compagno di lavoro, che tutte le cose sono un compagno di lavoro, che tutte le afflizioni, tutte le sofferenze sono un compagno di lavoro affinché io possa avere il bene da Dio. O sappiamo che tutte le afflizioni e tutte le sofferenze cooperano al bene di quelli che hanno Dio, i quali sono chiamati secondo il suo esempio. È una lezione dura da credere, ma è così. Essere consolato, essere consolata è una scelta. È una scelta, attenzione, non è automatico. Essere consolato, essere consolata è una scelta. Sarà come dice Paolo, che tutto quanto opererà verso il bene se decidi di essere consolato e se decidi di essere un testimone di Cristo per consolare gli altri. Andiamoci a pregare. Grazie Signore di essere il consolatore, di essere il Dio di tutte le consolazioni, che invece è tutta la consolazione possibile e immaginabile che c'è a lui. E non devo cercare in nessun altro posto per trovare consolazione. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa, hai ascoltato oggi tramite questo servo inutile. Apri il tuo cuore e prega assieme a me queste cose. Signore, io voglio essere consolato. Signore, io voglio essere consolata. Signore, so che tu non hai creato la mia sofferenza, che tu odi quella sofferenza, ma che altresì tu vuoi essere il mio consolatore, tu vuoi essere colui a cui io posso aggrapparmi, a cui posso chiedere aiuto nella sofferenza e che tu attraverserai il fuoco assieme a me. Signore, io ti chiedo lo Spirito Santo affinché tu sia realmente il mio consolatore. Io voglio essere consolato, io voglio essere consolata da te. Voglio apprendere quale e quanto è grande la tua consolazione affinché io possa essere di consolazione a altri che si trovano nelle mie stesse condizioni. E quando sarà il momento, Signore, aprimi gli occhi per far vedere le necessità delle persone che stanno intorno. Aprimi gli occhi, aprimi il cuore, fammi essere compassionevole, amoroso, amorevole, disponibili a testimoniare della tua consolazione agli altri. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Gesù. Amen.